La costruzione del Teatro Nuovo, finanziata dal commerciante Giovanni Matteo Tommasini, fu completata dall'architetto Matteo Persch in soli 3 anni e l'inaugurazione avvenne il 21 aprile 1801. L'attività fu intensissima fin dall'inizio. Melodrammi e commedie di successo provenienti da scene italiane ed europee trovavano calorosa accoglienza nel pubblico triestino di appassionati e intenditori. Nel 1820 fu nominato Teatro Grande, ma nel 1901 fu definitivamente consacrato a Giuseppe Verdi poche ore dopo la morte del grande compositore. In origine alla platea accedeva la piccola borghesia, mentre i palchi erano riservati alla nobiltà e alla ricca borghesia. In 2 secoli sono stati effettuati lavori di ampliamento e abbellimento che hanno cambiato notevolmente l'aspetto originario. Contemporaneamente al teatro fu costruito il Ridotto, la grande sala rettangolare destinata a memorabili balli pubblici e ai veglioni. Fino alla costruzione del Palazzo Comunale si tenevano nel Ridotto le sedute del Consiglio Cittadino, che quando erano pubbliche potevano essere seguite dal ballatoio. Le note che sono acute. Questa passione di rubare le cose luccicanti.